Ci sono delle rovine. Opera dei mongoli. Una corona di uno dei principi di Kiev. Come ha fatto ad arrivare qui? Qualcuno la indossava quando è stato ucciso. La Trinità. Sono qui. Comando, mi ricevete? Oh, merda!
Oh, merda. Che diavolo era quello? Un'iscrizione mongola. Difficile decifrarla. Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo, come inviato dell'Ordine della Trinità. Il loro Khan è un grande condottiero, nonostante i suoi modi brutali. Non c'è modo di abbatterlo per ora. Ho cercato di raccogliere più informazioni. Thank you.
Abbiamo fatto sapere agli abitanti del... Il profeta e i suoi seguaci hanno viaggiato di notte lungo. Sono quasi tutte iscrizioni celebrative di vittorie militari, ma pare che abbiano lasciato qualcosa più vicino. Thank you.
sembra di ricognizione. Qui è la vedetta. Rispondete. Squadra di ricognizione, rispondete. Il segnale dell'ultima comunicazione era disturbato. Lara, non vuoi proprio usarla la porta? Ma faccio prima di qui, papà. Vieni qua, scimmietta. Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. E solo un attimo, tesoro, devo rispondere. Devo fasciare questa ferita. Queste foglie dovrebbero fermare l'emorragia. Mi serve una benda o qualcosa di simile. Una struttura abbandonata dai tempi della guerra tra loro. Che diavolo ci fa la trinità laggiù? Ora va meglio. Altre rovine mongole. Sembra che la strada li attraversi. Devo superare quell'orso. Quelli sono funghi velenosi. Fanno paura al caso mio.
Vorrei ricavare qualcosa di utile da questa roba. Dovrei tornare all'accampamento e provare. Devo riposarmi. Ho freddo. Sono stanca. No, ascoltami tu. Questa scoperta è troppo importante. Me ne infischio della mia reputazione. Non mi starai minacciando dopo tutto quello che ho fatto. Pronto? Pronto? Papà, che succede? Sono stupidi! Mi fai paura. Ci sono quasi là. Sto scoprendo qualcosa di importante. Un giorno capirai. Io non voglio capire. Voglio che tu la smetta. Che torni a essere il mio papà. Sofia, non fermarti. Forza, ce li abbiamo! Vai! Eliminatela! C'è un altro accampamento qui. Braccia ancora calde. Comando, ci sparpagliamo per ritrovare le tracce.
Roger, ma pare si siano ritirati. L'obiettivo principale è ritrovare la squadra. Spargete la voce. I nativi hanno piazzato trappole nella radura. Preparati. La radio e vedi di contattare la base. L'ultima cosa che sappiamo è che erano sotto attacco, poi più. Prima i nativi ci avevano saltato fuori dalle rupe. Poi si sono ritirati, hanno lasciato la base. Ma è stata tutta una messa in scena ben coordinata. Vogliono dividerci. Gli informatori non hanno capito un cazzo. Questi non sono poveri contadini. Già, tattiche di guerriglia. Appena ci hanno visti, sapevano di dover fottere le comunicazioni. Cazzo. Dovremo usare i protocolli antisommossa e non rientreremo nei tempi previsti. Non piacerà a Costa, ma è sempre meglio che farci ammazzare nel buio. Ormai siamo quasi pronti. Sono troppo stretto per combattere. Meglio attirarlo fuori. Thank you.
Il profeta fuggitivo ha lasciato l'impero e ora si deve... Ha attraversato le terre dei Rui. Sarà gelida. Una punta di freccia intagliata nell'osso. La fattura sembra mongola. Questa era una freccia fischiante. Gli arcieri mongoli le lanciavano sui nemici per... Una paisa, una specie di lascia passare. Chiunque l'avesse era autorizzato a parlare per conto dell'impero mongolo. C'è scritto...